Buongiorno ragazzuoli, il daily vlog di oggi inizia molto male perché lo sconosciuto ci ha detto che non è riuscito a prendere l'aereo perché ha avuto problemi con l'esta. Se Espo ancora dorme, andiamoglielo a dire. Lo sconosciuto non ha preso l'aereo. No, 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 Cizia. No gag. L'ha perso perché non è ancora l'esta. Ma è ancora arrivato l'esta. Bro. Se vuoi spengo il video per il vlog, ma te lo giuro su Dio, mi ha appena videochiamato. Giuro la nostra Sulla amicizia. nostra amicizia, bro. Io te lo giuro, non so che fare. Proviamo a cambiare il biglietto per domani, me l'ha chiesto. Cioè, ovviamente ricomprarglielo non muovo un culo. No, poi scherzi, No, dai, te veramente. lo giuro, bro, prendiamo il computer e proviamo a cambiare il biglietto. Mille euro pisciato. No, non ha senso. Abbiamo pagato 800 euro andata e ritorno. Cioè, non ha senso. Fammi vedere per domani, per il Ok. 17. Costi della modifica. Piano. Il volo dovrebbe essere già partito, no? Cioè, non me lo fa sbloccare perché sono andato su mail, stavo provando a smanettare a vedere le robe. Mi è arrivata la mail, trip.com 4 minuti fa, dicendo complimenti per il viaggio a New York, così ho tutte le offerte. Cioè, letteralmente quindi mi ha iniziato a dire, sei arrivata a New York, capito? Però forse mi dovrei andare a far visita del piede. Perché? Senso. Porca puttana. Comunque siamo stati a casa tutta la mattina da quando, cioè, è arrivata la notizia dello sconosciuto. Quindi siamo rimasti a casa tutta la mattina da quando lo sconosciuto ci ha pisciato. E ora stiamo cucinando la pasta. Dove? Facciamo un viaggio. Tanto ormai noi viviamo a New York, no? Dovremmo organizzare un viaggio. Cioè, tipo quando noi stiamo a Milano organizziamo un viaggio a Madrid. Ok. Organizziamo un viaggio a Las Vegas. 10.000 like e andiamo via da New York e se famo un viaggio tipo Los Angeles, Miami, quello che volete voi, commentate. No, perché sei venuto veramente. Pausa pranzetto in balcone. Tiè. Pasta al pesto, pecorino, lui pasta al pesto parmigiano. Follia, non ha ancora piovuto da quando siamo a New York City. Oggi siamo stati tutto il giorno a casa. Perché avevamo pianificato tutte le cose da fare dal pomeriggio in poi con lo sconosciuto e quindi in teoria dovevamo rimanere a casa a mettere a posto. È stato il primo giorno dove siamo stati dalla mattina alla sera a casa, ovviamente ora andremo a cena fuori e poi andiamo a ballare, quindi faremo qualcosa. Aspetta. Cazzo, guarda, siamo qua su modifica biglietto, ma non me lo fa fare. Non me lo fa neanche cancellare. Il ragazzo mi ha detto che sta provando a fare modifica biglietto, ma non glielo fa fare. 8 piatti, ciao ciao ciao. Ma non si può entrare solo con il numeretto dell'esta? Sarà, ci ho provato, mi hanno detto che no perché non mi hanno ancora mandato sto cazzo di coso. Ieri se lo possono cancellare il biglietto. Digli di cancellare, almeno cioè di rimborsarlo, di cancellarlo. Così ne apriamo noi uno nuovo per domani. Ma almeno questo è cancellato, rimborsato, capito? Faglielo cancellare loro perché a me non va su. Vai, dillo. C'è una penale da pagare perché, cioè nel senso, si Ok, ma il annulla. resto è rimborsato. Quant'è la penale? Una piotta? Adesso cerchiamo di capire. Allora, di differenza sono circa 610 euro. Porca Più troia. del biglietto. Se cancelliamo il biglietto perdiamo 200 euro. Vabbè, intanto cancelliamolo di sicuro. Sia andata che ritorno? E poi ricompriamo tutto? Vai. Il rimborso lo dobbiamo fare tramite l'agenzia. Allora Cioè, fico. aspetta, Allora aspetta, aspetta. perché porco due, se poi non ce lo fanno, di perso 8 piotte, stiamo buoni. Ciao. Allora, secondo me è molto più semplice se riuscite a trovare un contatto del sito dove avete acquistato il biglietto. Le faccio sapere. Va Ma bene, che vengo io. Porca di quella troia, porca di quella ok. Però, troia. un ennesimo vlog. Sì, frate, però sai che la gente Pensa che è non fatto ci apposta. No, crede. La gente non ci crede che 2 volte l'ora Però, pisciato. c'è proprio la... Ieri eravamo devastati. Altri 800 euro, non mi va. Cioè, ti giuro, non mi va. Io cancello la prenotazione. Potevano, hanno infranto la legge e hanno praticamente fatto strusi incredibili per riuscire ad abbassarmi la penale, comunque a cambiare i biglietti senza cancellarli e ricomprarli. A un giorno sia andata che ritorno, quindi arrivo domani e vado via un giorno dopo, ovviamente con che Vabbè. prenderò un hotel o qualcosa, con una penale da pagare di 137 euro. Top. Cioè, Va solo con bene, una va piotta bene, tutto fatto. va bene.
Però bro, mi raccomando, per domani l'esta, per favore. Lo faccio con loro, praticamente. Mi sa pomodoro, qualcosa. Sì, sì. Di mandarcelo. Comunque io ho fatto la prenotazione con la mia mail, bro. Quindi possono mandarmi tutto quello che vogliono e paghiamo subito. Ok, va bene. Valespo, cucinano i pancake. Hungry Jack, complete chocolate chip pancake and waffle mix with real chocolate chips, bitch. Allora, dobbiamo prendere la mixture e metterla qua dentro, one cup. Apriamo questo. C'è scritto qua, ragazzi, io seguo le istruzioni. Versato l'acqua dentro, siamo i pancake e vi farò sapere se è venuto. Oh, occhio che sta venendo. Tiè, raga, guardate che inquadratura. Vamos de primo pancake. Piccolo problema, questa padella non è antiaderente e si è ovviamente appiccicato. Cambiato padella e proviamo con un po' d'olio, dai. Ne ho fatti due minuscoli per provare, ci ho messo anche l'olio sotto, vediamo. Niente, ragazzi, di marmo, io non capisco. Ho trovato un pancake enorme con un chilo d'olio intorno, voglio vedere se ti appiccichi adesso, eh. Niente, ragazzuoli, I quit, I give up. Stiamo andando a cena fuori a mangiare il pesce. No, niente, quindi stiamo andando a provare questo ristorante di pesce. In realtà io ho un sonno gigantesco, altri 40 euro di Uber. La cosa di cui mi pento più in tutta la mia vita è aver preso la casa fuori dal centro di New York. No, ve lo giuro su Dio, una tortura. Non lo farò mai più, raga, per favore non la prendete là. Me lo ricordo, eravamo lì con la nazionale a marzo. Lui la pensava. Vale, gli è piaciuto così. Raga, c'avevo fame, eh? E quindi non vi ho inquadrato i piatti, vi metto due foto. Però vi facciamo vedere il dolce. Finalmente tornati a casa. Abbiamo mangiato molto molto bene. Oggi è stato il primo giorno da quando sto a New York che mi è mancata l'Italia. Non so se è per la gente in Italia o proprio l'Italia in sé, però oggi per la prima volta ho detto: cazzo, ma un po' mi manca stare in Italia. Ovviamente qua è stupendo, bellissimo, ci vivrei tutta la vita, eh. Non sto ancora dicendo voglio tornare in Italia, però mi ha fatto strano, posso dire la verità. Forse sarà stato il fatto che non è venuto lo sconosciuto, quindi avevamo la giornata pianificata intorno a lui. Il fatto che non abbiamo fatto niente, siamo rimasti a casa, fuori New York, quindi a Brooklyn. Siamo stati un po' spentarelli tutto il giorno, forse è quello che ha influito. Perché tutti gli altri giorni proprio non ci ho pensato un secondo all'Italia. Al massimo pensavo a Erika. Comunque, raga, domani viene lo sconosciuto, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale. Mettete like a questo video. Adesso fermate il video e andate a mettere like. Seguitemi su Instagram, valerio.mazzei. Bella.